Non confondete il fuoco interiore dell'aspirazione a un nuovo stato di consapevolezza con il fare. Il fuoco interiore ha a che vedere con un intimo contatto con l'essere. L'essere, ciò che siamo veramente, è quello che vuole espandersi. Ma tutto questo avviene nell'adesso, avviene in ogni adesso. E quel fuoco lì mantiene la vostra intenzione, mantiene i vostri valori. I valori non sono di raggiungere questo o quell'obiettivo, di illuminarsi, di ascendere, di diventare saggio, di diventare. È di essere, sei già. Quando sentite quello sforzo di voler raggiungere, di voler ottenere, di cercare. Riconosciuto lo sforzo. Stateci, vivetelo. C'è un futuro lì. C'è un'abitudine mentale. C'è un'abitudine dello stato di coscienza egoico che vuole cambiare le cose. È come se noi manipolassimo l'esperienza spirituale. Ci sediamo al volante della nostra esperienza spirituale e guidiamo verso l'illuminazione. Lasciate perdere. L'intenzione importante, il fuoco che viene dall'essere è importante, ma non mettetelo al lavoro. La mente cerca di manipolare quel fuoco, quell'espansione. Siate. Rimanete, sostate.